quello che più ti interessa è relativo all'utilizzo dei comandi shell. Anche se tu vedi come sono simpatiche tutte le immagini e quant'altro, però parliamoci chiaro, quando tu farai penetration testing o comunque andrai a lavorare su una macchina Unix o like Unix, dovrai conoscere molto bene i comandi shell. Certo, non li conoscerai tutti perché sono davvero tantissimi, sono un'infinità, però devi avere almeno gli strumenti per poterli analizzare. Poi ogni comando che tu vai ad analizzare avrai la sua documentazione. Ad esempio, se premiamo Ctrl+T, come vedi si apre la nostra shell. Ctrl+, così ingrandiamo la shell e la vedi meglio. Bene, da qui praticamente puoi utilizzare una grande quantità di comandi. Diciamo che questi comandi sono di per sé è proprio la panacea di quello che riguarda la penetration testing o di quello che riguarda l'hacking etico o del hacking. Quindi è veramente una panacea, cioè puoi fare veramente tutto. È chiaro che se non conosci questi comandi, lascia stare, cioè non ti impelagare proprio in situazioni che magari non sapresti risolvere. Come primo step devi conoscere i comandi del sistema operativo Unix o like Unix, in questo caso del sistema operativo Kali Linux, che è stato scelto proprio tra i vari sistemi operativi Linux, è stato scelto proprio per fare il penetration testing. Allora, come ti dicevo, i comandi sono un'infinità. Vediamone alcuni che sicuramente già avrai visto nelle precedenti lezioni, quindi andiamoli quantomeno a rivedere per aggiornare la nostra memoria. Ad esempio, potremmo digitare pvd, così sappiamo qual è la cartella sulla quale stiamo lavorando, ovvero home eclettici. Poi, ad esempio, potremmo creare dei file sia con nano, ad esempio, quindi non so, test.txt, e digitiamo primo test. Poi, come vedi qui in basso c'è scritto, è abbastanza facile come lavorare su un editor di testo. Come vedi, questo simbolo significa control, quindi control x, però io quello che voglio fare è control o, ovvero voglio scrivere, quindi control o. File name to write, vuoi scrivere file text.txt? Sì, certo, voglio scrivere. E poi fai control x, ovvero exit. Ok? Sì, ne esistono anche altri editor di testo. È chiaro che se sei un po' più avanzato, quindi già conosci, hai più dimestichezza con queste righe di domando, potresti magari conoscere vi.txt. vi.txt è diverso, diciamo che non funziona così. Se tu digiti dei tasti, lui non fa niente, dovrai dare dei comandi per poi poterli scrivere. Ad esempio, se io devo scrivere qualcosa, digito il comando i, che sta per insert, vado avanti, test 1, poi per tornare indietro, quindi dalla riga di comando dove puoi inserire, premi esc, con esc vai indietro, e poi dopo, se faccio esc 2, lettera q minuscola, vuole che io salvi il programma perché ho modificato tale programma, quindi farò control w, quindi ho scritto il programma, e poi u. Per quanto riguarda vi, è un mondo, cioè è abbastanza grande, è un pochino complesso, però veramente puoi velocizzare la modalità di lavoro. È chiaro che vi non è nel mio programma, inizio a farlo solo se vedo almeno una cinquantina di pollici alzati, di like. Ok, comunque andiamo avanti. Io posso ad esempio fare clear, quindi pulire tutte le righe dei comandi, oppure potrei fare semplicemente control L. Ad esempio vado avanti, ls mi dà i comandi per cancellare tutto, invece che clear posso fare ancora, certo te lo dovrai ricordare, però posso fare ancora più velocemente digitando control e la lettera l, e così li cancello tutti. Adesso vediamo la lista che è qui sotto, questa è tutta la lista che abbiamo inserito, poi la possiamo aggiungere in un altro file, ad esempio ls
maggiore di, inserisco i dati che ho con ls in input nell'output che magari è, non so, ls file.txt. Non mi dà niente, è chiaro, però come vedi mi ha creato un altro file, mi ha creato test.txt che abbiamo creato prima e poi ls file. Cosa c'è dentro ls file? Sì, possiamo digitare nano, possiamo digitare vuoi, ma dato che io lo voglio solo vedere, non è che voglio andare all'interno, anche perché perdo più tempo, posso fare cat. Ad esempio con cat ls file, come vedi, rimango sempre nella riga di comandi, però non ci devo entrare, oppure ci posso anche entrare, vuoi ls file, così vado ad entrare nella riga di testo. Oltre che in questo modo posso anche fare cat minore di ls file e faccio la stessa cosa, mi va comunque a scrivere tutti i dati che ho scritto all'interno dell'editor di testo ls underscore file.txt. Chiudiamo i dati e andiamo a vedere. Oltretutto va bene, ma questo penso che tu già sai questo, se vai a digitare le frecce che hai sul tuo, sulla tua tastiera, se vai in altro, come vedi, digiti tutti i comandi che hai digitato in precedenza, sono parecchi. Non solo così, ma li puoi anche vedere, ad esempio, così. vi.bash history, ovvero la storia dei bash, ovvero la storia dei comandi che hai digitato. Quindi vai qui e come vedi tutti i comandi che avevo fatto dall'inizio fino ad adesso. Ok? Andiamo a vedere una parte, una minima parte dei programmi che utilizziamo e dividiamoli in sottogruppi, diciamo. Quindi tutti i comandi che servono proprio per creare, modificare oppure cancellare gli utenti, si utilizzano i comandi che vedi in sovraimpressione, che vedi qui sulla lista di comandi Kali Linux, oppure quando vuoi creare un gruppo, ad esempio. Quindi quando vorrai modificare un gruppo oppure vorrai aggiungere un gruppo e poi dove sono allocati questi gruppi. E poi le credenziali con passvd, puoi aggiungere una password all'utenza che hai appena digitato. Come possiamo fare per vedere questo? Beh, andiamo sulla shell di Kali Linux. Come prima cosa andiamo a vedere gli utenti, ovvero come creare un utente. A seguito della slide iniziamo ad utilizzare alcuni comandi che già abbiamo presentato nella slide User Groups e Credential. Andiamo a vedere User Add. Come User Add noi gli daremo con meno m il nome dell'utente, lo username, ad esempio operatore, poi gli daremo il gruppo al quale appartiene, la G maiuscola, e gli diciamo che il gruppo è sudo. Poi gli diciamo che è la shell che va ad utilizzare quando io mi loggo all'interno dell'operatore. Adesso mi sono loggato, ho fatto il login come eclettici, ma quando entro come operatore io utilizzerò una particolare shell. Di norma lui mi dà la sua shell in automatico, di default, non è che gliela devo dire io, però se voglio specificare con quale shell vuole lavorare, io gliela definisco. In genere è buona norma definire bin bash, così è quella che sta utilizzando. Premo invio e lui ovviamente mi dirà che il permesso, non abbiamo i permessi per fare questo. Per fare questo dovremmo avere i permessi come sudo, appunto. Quindi andrò a dire sudo. E adesso non mi ha chiesto la password perché già l'avevo digitata prima, però in genere ogni volta che tu gli dai sudo, un qualsiasi comando, lui ti chiede la password per specificarti, te lo chiede almeno una volta. Ok, bene, quindi pwd, siamo in eclettici, cd meno meno, e vediamo che c'è, oltre ai eclettici, Kali, l'operatore Kali che è quello standard, lo puoi anche cancellare, cancelli sia il username che la cartella Kali, e poi operatore che abbiamo appena creato. Per definire, quindi avere un login, gli potremmo dare
sudo passvd operatore. Magari gli do qualsiasi password. Ok, adesso la password è stata aggiornata, mentre prima non aveva password, adesso ha una password che gli ho appena definito. Con Ctrl L o clear cancelliamo tutto, poi andiamo su sudo, ad esempio, su operatore. Vuole la password, è chiaro. E adesso, come vedi da quello che era eclettici, adesso siamo entrati come operatore. Exit, quindi usciamo da operatore e ritorniamo in eclettici. Ritorniamo ad esempio su operatore e lui mi richiede sempre la password in questo caso. Mi chiede la password poiché io sto utilizzando operatore. Se io sono eclettici, lui la password me lo chiede in genere una volta e poi dopo non me la chiede più, a meno che non vado in un altro utente. Quindi riapro la shell e mi richiede la password. Invece, quando vado come operatore, cioè mi vado a riconoscere, quindi mi loggo come l'utente operatore, lui la password me la chiede ogni volta. Ok, utilizziamo altri comandi che avevamo visto nella interfaccia grafica, ad esempio sudo su li abbiamo visti, id vuol last e hash password. Vediamo adesso con ID, quindi mi dirà che sono lo user ID e group ID, quindi con il comando UD mi dirà le informazioni relative all'utente corrente, ad esempio. Poi utilizziamo, non so, la W. Con la W invece mi darà alcuni dettagli sull'utente con il quale mi sono appena loggato, ad esempio eclettici. Quindi è l'utente per il quale mi sono loggato. V è anche uguale a V, solo che quando digito V mi dà, diciamo, meno informazioni, mi dà pochi dettagli. Con V invece mi dà un certo numero di dettagli. Andiamo avanti. Usciamo perché mi sono loggato come operatore, quindi exit. Ok, quindi da operatore sono ritornato ad eclettici, poi cd eclettici e in questo caso vado a cancellare le utenze di questo operatore. Come farò è abbastanza banale, quindi user del operatore mi darà ancora il permesso negato, certo, perché gli dovrò dire sudo user del operatore e adesso l'operatore è stato cancellato, quindi non ho più l'operatore che avevo aggiunto prima. Però se vado, ad esempio, sono in eclettici, vado una cartella indietro e vedo però che lui è comunque rimasta la cartella operatore e questa la cancello. Ad esempio rm-r operatore e l'ho cancellata. Andiamo a vedere le utenze, Ctrl L, andiamo a vedere le utenze invece di cat. Ad esempio, hash passvd, ovvero le utenze che ho inserito all'interno di passvd. Mi ha dato una serie di numeri. Vediamolo direttamente con, ad esempio, nano, hash passvd. Qui la posso vedere tranquillamente, non ho problemi senza il diritto di sudo. Diciamo che sudo, appunto, ci dà una serie di diritti, non tutti i diritti di root, però la maggior parte dei diritti anche per eseguire determinati comandi che io li vado ad assegnare, ad esempio ad operatore. Se a me non dovesse servire che questo operatore installi determinate cose o faccia determinate cose, posso aggiungerlo ad un altro gruppo senza dargli i permessi di sudo. Questo in genere di default sudo non glieli dà come permessi. Sono io che quando lo vado a implementare gli dico che il suo gruppo è anche sudo in modo tale che può fare più operazioni, quindi ha un diritto maggiore rispetto a quello del normale utente. Quindi come vedi qui c'è root dove ha bin bash e se andiamo avanti, ad esempio, tutte le varie informative che ci servono e poi ad esempio anche eclettici. Quindi gli do sia lo user ID che il group ID di eclettici e
poi ad esempio gli do bin bash, anche qui gli do la shell che sto utilizzando con Eclettici. Ad esempio con Kali Linux invece ha un altro tipo di, cioè di default ha un'altra utenza, ovvero home Kali, che avrà come utenza bin zsh. Quindi è meglio che noi, io comunque gliela do anche per nostra comodità, l'utilizzo di bash, che è quella che utilizziamo. Ctrl L, con last invece andiamo a definire tutte le utenze fatte nel sistema Kali Linux. Quindi dall'ultima che mi sono loggato alle 9.55, poi dopo ho fatto un reboot, sono entrato come operator alle 17.17, ho fatto un reboot e quant'altro, quindi le ultime volte che mi sono loggato nel sistema operativo Kali Linux. Ad esempio se digitiamo cat etch pass vd, lui mi dà una lista di cose. Se invece non vado all'interno di un editor di testo, ma semplicemente me li fa vedere, se invece voglio ad esempio utilizzare get etch pass vd, che cosa faccio? Con il pipe, questo comando, prendo in input etch pass vd e li do in output al resto a quello che voglio fare, ad esempio in questo caso grep, ad esempio bin bash. Avevo digitato la u accentata e non gli è piaciuta, quindi grep bin bash, quindi tutti in input vado a prendere il file pass vd, lo do in output a grep bin bash, quindi significa che io vado a elencare tutti i bin bash che sono all'interno del file pass vd. Come vedi li mette qui in rosso quelli che lui ha trovato, quindi l'ha trovato in root, l'ha trovato non so in postgres che è un database, oppure l'ha trovato appunto in bin bash. Adesso andiamo a vedere invece i comandi che io vado ad assegnare a questo gruppo, ad esempio sudo group add, e io gli vado a dare hackers. Ad esempio andiamo a vedere cat etch group, quindi vado a vedere cosa c'è all'interno di questo file, e come vedi me lo ha messo alla fine, magari vediamolo in vi così lo vediamo meglio. Vediamo tutti i gruppi che ho inserito la mia cartella, quindi come vedi c'è root ad esempio, poi una serie di utenze, come vedi c'è anche il gruppo sudo, ma io non è che devo assegnare a Eclettici o a Kali sudo, io lo posso assegnare anche ad altri gruppi. Di sicuro sudo è quello che mi dà una priorità maggiore per poter avere ed eseguire alcuni comandi, non come root, ripeto, però come una buona parte dei programmi, con sudo ho creato questo gruppo molto particolare che gli do la possibilità di eseguire questi programmi. Vado avanti, ad esempio, e anche qui ho inserito, oltre al fatto di essere facente parte di sudo, come vedi, ho creato proprio un gruppo che è Eclettici X1001 e poi Hackers X1002. Chiaro che il numero è univoco, quindi ho creato questo gruppo. Adesso vediamo se voglio fare un user mode, ovvero voglio modificare il mio gruppo, ovvero meno AG. Quindi cosa faccio? Sto aggiungendo un utente, magari in questo caso Eclettici. Lo aggiungerò al gruppo, ad esempio hackers. Quindi cosa faccio adesso? Mi sto aggiungendo Eclettici al gruppo hackers. Gli vado a dare sudo, altrimenti non me lo accetta, mi dirà che il permesso è negato, e adesso l'ho aggiunto all'interno di questa cartella. Come vedi anche qui Eclettici, in questo caso prima non c'era, adesso è stato aggiunto anche Eclettici all'interno del file etch group, quindi mi dà un elenco dei gruppi che ho unito. Bene, Ctrl L. Se ad esempio voglio gestire la password di root, passvd root,
come vedi, la posso cambiare. Quindi diciamo che con sudo ho una grande quantità di dati molto simili a root, ma non come root, però ad esempio posso anche cambiare la password di root in questo caso. Adesso posso andare, non so, sudo su root, e come vedi sono andato all'interno di root. Come qui vedi è il cancelletto, quindi adesso come root posso fare veramente quello che mi pare, potrei cancellare anche tutto il file system. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.